Salve dalle macchie delle coserie, anche se c'è l'emergenza cinghiale, che ogni giorno si tratta di combattere tutto il giorno, noi non demordiamo. Anche i cinghiali sono delle creature, bisogna solamente trovare un modo di arginare il problema. Al di là di tutto, che sembra una bella sfacchinata, questi sono i fichi d'India, delle macchie, non sono come quelli di maleno o sui costoni, perché quelle sono ancora più interessanti, però vi posso assicurare che anche questi fichi d'India sono molto molto saporiti. Non superano chiaramente quelli di maleno e anche quelli che si trovano nei costoni, ma troppo caldo, invece qua si mantengono un po' meglio, ecco. Non sono completamente bruciate, vanno benissimo. E questi sono pomodori del monte patataro, perché bei pomodori quest'anno. Io, dopo tanto lavoro, studio, conoscenza tecnica, perché lavorare la campagna richiede un'attenzione specifica per ogni territorio, quindi non si può ragionare la terra tutta allo stesso modo. Quindi, capendo un po' questo terreno, capendo quello che mancava, e anche combattendo in maniera anche naturale le varie malattie parassitarie, si raggiunge un buon risultato, ma il lavoro dietro è tanto. Questo è veramente molto bello, questo pomodoro. Quando li vedo nei negozi, come primizia costano una 5 euro a chilo, adesso averli qua, insomma, quando li vedo li lascio semplici. Io posso comprare 5 euro a chilo questi pomodori. D'altronde l'agricoltura rimane ancora l'unico baluardo che abbiamo in Calabria, perché effettivamente a qualche cosa serve pure. Ci mette tanto lavoro, ma comunque alla fine, se ti metti sotto, e ripeto, c'è bisogno anche di conoscenze teoriche, tecniche, e non solamente, diciamo, l'esperienza tramandata, perché le cose non può cambiare, quindi bisogna sempre trovare soluzioni. Ecco, io più o meno all'inizio sono partito un po' perdente, perché non ero proprio un vero contadino, perché la mamma veniva qua con me, ma io ero bambino, poi ho studiato un po'. Poi, mano a mano, sono riuscito poi a trovare tutte le soluzioni che, insomma, messe anche in tracce, quindi sono sicuro anche di realizzare anche delle possibilità agricole. E vi posso assicurare che se si riesce a fare delle macchie nelle terre delle coserie, che sono anche abbastanza complicate con l'erba e con tanti problemi, in altri terreni sicuramente le cose potrebbero andare pure meglio. Qua abbiamo la fortuna di avere l'acqua tutto l'anno, è una grande fortuna perché il torrente è sempre ricco d'acqua. Penso che sia un vantaggio molto alto, però di contro c'è il fatto che magari le piene, poi i detriti, anche la creta, quindi tutto quello che riguarda anche tutte quelle cose di sgrassaggio di vacche che ci saranno in giro, possono finire nelle terre e creare dei problemi di acidità al terreno. Quindi ogni volta bisogna lottare poi con della calce, quindi un lavoretto abbastanza difficile. Beh, io vi saluto, adesso volevo fare altri lavori, ma vado a raccogliere dall'altra parte quello che manca, quello che è da raccogliere, e poi ritorno a casa, perché insomma già sono le 11, ho fatto tanti lavori qua anche per recintare un po' meglio, ma insomma, beh, vi saluto, alla prossima occasione da Michele Expert.